I ten tanti soldi campo con Manu Pascià. Salve, mi chiamo Ferdinando Sorbo, vengo da Pozzuoli, sono nato 61 anni fa, vivo a Villa Literno, sono sposato e ho due figli. Nella vita faccio un sacco di mestieri, LSU, controsoffittatore e attore teatrale a 30 anni in bianco, capita. L'emozione che sento adesso è quella di Imrofui, di scappare. Io vorrei andare bene lì sopra e sento un'emozione friccicarella, come si dice. Veramente non mi aspetto niente. Forse di essere così come sono nella vita qui sopra è difficile. E riesco a fare questo, la prima soddisfazione è la mia. Ti tenne tanti soldi, campo con Pascià. I soldi fanno venire la vista ai ciecati. I soldi, come dice mia suocera, non servono a niente. È vero, lo so. Ma in certe circostanze fanno più effetto una bottiglia calmante. Calmano i nervi, come calmano i nervi. Come queste bollette già pagate con i soldi. Gas, luce, acqua, telefono, telefonino, cambiale, cambialino, tonino, tonino. Tonino, agito Tonino. Tonino, chi cazzo? Tonino è quello che mi ha venduto la macchina. Insomma, cari signori, viviamo in una società di consumo. Amma spendere. Ecco perché siamo condizionati dall'ansia di fare soldi. È mai possibile che la mattina appena ti svegli, il primo pensiero che ti passa nel cervello sono i soldi? Stai ancora mezza addormuta, esci dalla stanza da letto per andare al cesso. Fra uno sbadiglio, uno sorso di caffè e 5-6 aperto, hai pensato già 10 volte i soldi. Ma che sta a me, un manicomio? Ed è mai possibile che sulla faccia della terra non ci sia un solo cristiano, uno solo, che nell'arco di un'intera giornata non passano 5 minuti che non penso con dei soldi? Ma che sta a me? Ma se mi è uscito pazzo tutto qua? Io non riesco a capire il perché di questo comportamento. Forse sarà la paura di essere derubato. E già, i ricchi tengono i soldi, devo prestare i soldi a quello lì, allora meglio che mi sto incazzito, non dico niente, tranquilla così. Oppure quello di essere derubato, sì, e tengono i soldi, ma non me ne trovo sicuramente. O quella lì ancora più terribile, quella lì che veramente poi ti accorgi che poi... non ne puoi fare a meno, anche a me è capitato, si è ingoppettato le ponte, a noi a Maggioffini, non ha martellato in coppia in mano, mannaggia chi te ne soldi, l'ho detto, vabbè, lasciamo stare, non va niente, che si deve fare, è mai possibile, è una psicosi cosmica, è capitato pure a me personalmente, stavo vicino allo specchio, mi stavo guardando, mi stavo facendo la barba, all'improvviso mi sono fermato, ho detto a quello che stava nello specchio: ehi, a te, ehi, quanto soldi ti rispondi? E io che stavo, no, da che là da parte là, sei, cioè, quanti soldi? 3.000 euro! Sono rimasto mezz'ora a guardare in lo specchio, non sapendo se io volevo sputare un bacio o volevo rangicare. Ma non è vero, io tengo 5.000 euro, a circa 3.000. E i soldi fanno venire la vista ai ciecati.